Eccomi qui con un nuovo progetto. Ho studiato per voi questo morbidissimo cardigan che ho realizzato con alpaca air di Lendu Nord. Si tratta di un cardigan piccolino con manica tre quarti lavorato interamente a costi inglese che potete portare tranquillamente su un abitino o su un look un po' più casual, perfetto per i jeans. Ma come realizzare questo cardigan? Potete scaricare il pattern gratuito sul sito Lendu Nord. E insieme in questo video guarderemo quelle che sono le parti più salienti della realizzazione. Allora, perché non iniziare? Let's go! Questo è il campione che ho realizzato per. Ehm... Progettare il cardigan che contiene un po' tutti i punti e tutte le lavorazioni che eh, utilizzerò appunto all'interno del cardigan. Mi raccomando, fatelo anche voi perché vi dà modo di rendervi conto dall'inizio di tante cose che funzionano e che non funzionano. E quindi e potete vedere come eh, lavorare la, la costa inglese, come lavorare il, un bordo. Io ho inserito addirittura anche una prova per il bordo laterale che ho lavorato a legaccio, che ancora non mi convince, però vedremo alla fine. E addirittura ho fatto la prova anche delle asole, quindi vedete com'è importante lavorare il campione. Inoltre ben sapete che il campione ci servirà per proporzionare il nostro lavoro. E, conteggiare la tensione verticale e orizzontale del nostro lavoro. Quindi sul campione noi potremo eh, avere già un'idea di quella che sarà la nostra tensione in ognuna delle lavorazioni e dei punti diversi che faremo all'interno del maglione. Mm. Vediamo ora come si esegue questa costa inglese. È una lavorazione molto semplice perché fra le varie tipologie di costa inglese ho scelto la lavorazione che secondo me è più semplificata e perché non dovrete fare il punto dritto doppio. E si procede in questo modo. Sostanzialmente, essendo una costa avremo maglie dritte e maglie rovesce, la maglia rovescia la prendiamo e la passiamo senza lavorarla la maglia a dritto la andremo a eh, lavorare mantenendo il filo sul davanti del lavoro quindi passiamo la maglia teniamo il filo sul davanti del lavoro e lavoriamo la maglia a dritto tenendo il filo sulla maglia del lavoro e eh, sul davanti del lavoro noi andremo a, a creare questo questo gettato questo accavallamento che poi lavoreremo e quando facciamo il punto a dritto insieme alle, al punto appunto ed è il motivo per il quale ora vedete qui tre punti praticamente questa è la maglia rovescia questo è il filo accavallato e questa è la maglia dritta torniamo a fare allora passiamo il punto a rovescio senza lavorarlo, il filo è sempre sul davanti del lavoro e ora lavoriamo insieme il dritto con l'accavallato. Filo sul davanti, passiamo la maglia a rovescio e lavoriamo il dritto con il filo davanti. Portiamo il filo davanti, passiamo il rovescio e lavoriamo il dritto. È fondamentale ricordarsi di portare davanti il, il filo ovviamente altrimenti si perderà questo gettato e, e, e la maglia insomma il punto non verrà come come deve venire ecco non verrà una costa inglese ma verrà una costa normale si prosegue in questo modo per ogni ferro, quindi sia da una parte che dall'altra, tutte le volte che incontrate il rovescio bisogna passarlo senza lavorarlo e poi lavorare il dritto insieme al, al gettato con il filo davanti. Questo produrrà, produrrà un ulteriore gettato. Nel primo ferro ovviamente che lavoriamo a costa non avremo eh, questo gettato ma eh, rimane comunque uguale. Il, eh, passiamo un punto a rovescio senza lavorarlo e poi lavoriamo un punto a dritto con il filo sul davanti. Vediamo ora come eseguire gli aumenti del raglan e gli aumenti all'inizio della maglia e come potete vedere il punto in cui eseguire gli aumenti è decisamente visibile perché nella lavorazione verrà questo susseguirsi di, di punti e di aumenti che partiranno tutti dallo stesso punto dalla stessa fila di, eh, di maglie dritte quindi sarà molto semplice. Poi, dopo i primi due aumenti, orientarsi anche senza marker. Infatti, io li ho lasciati qua in fondo. Questi sono tutti aumenti. Come andiamo a fare? Gli aumenti eh, dobbiamo entrare nella maglia eh, dritta e lavorare dentro e eh, diversi gettati in modo da creare le maglie per eh, poter realizzare i punti dritti e rovesci quindi andiamo ad aumentare realizzando un dritto un rovescio un dritto un rovescio e un dritto quindi 5 punti con 5 gettati che poi verranno eh, lavorati a dritto e a rovescio allora andiamo a vedere dove posizionarli dunque praticamente noi dobbiamo fare un aumento nel punto dritto nell'aumento di sotto Abbiamo, vediamo già, le tre maglie, le tre coste a dritto che, usci, che escono, che usciranno da, quelle, da quel punto. Una è questa, la seconda è questa e la terza è quella. Guardiamo gli aumenti sottostanti che sono più visibili. Da questo punto vediamo uscire questa costa, la costa centrale e la costa di sinistra. Qui faremo lo stesso, andremo a, a lavorare la costa di destra, faremo l'aumento nella costa centrale e poi lavoreremo la costa di sinistra. Quindi passiamo il punto a rovescio, ora lavoriamo il dritto della prima costa che parte da questo punto. Quindi lavoriamo il nostro dritto normalmente. Passiamo il punto a rovescio, ecco questo è il dritto centrale alla, alla costa e nel quale dovremo fare gli aumenti. Come facciamo l'aumento? Entriamo come si fa solitamente, andiamo a caricare il filo e lo portiamo fuori una volta, ricarichiamo il filo e torniamo all'interno con il ferro una seconda volta, ricarichiamo e portiamo fuori, siamo a tre maglie, ricarichiamo e portiamo dentro, siamo a quattro, Ricarichiamo e portiamo fuori e siamo a 5. Con 5 maglie, noi abbiamo il, eh, la quantità di, eh, di maglie per eh, poter eh, realizzare appunto gli aumenti, ora andiamo a passare il rovescio e poi a lavorare come di consueto, quindi il dritto con il filo davanti e passiamo il rovescio ovviamente con il filo davanti vediamo ora come fare l'aumento all'inizio e alla fine del, eh, della lavorazione cioè in quello che è il davanti destro e quello che è il davanti sinistro L'aumento va fatto tra il punto del bordo e il penultimo punto della lavorazione, quindi del ferro. In questo caso è in dritto, quindi facciamo il dritto normalmente. Ecco qui dovremo andare a fare l'aumento. Possiamo fare l'aumento in diversi modi, possiamo farlo con un gettato oppure possiamo farlo raccogliendo il, la barretta che lega i due punti sotto. Ecco questa. Potete decidere di lasciare un aumento eh, che sia visibile, e quindi che crei un buco, oppure eh, nascondere il buco. A me il buco non fa impazzire, quindi eh, tento di, eh, di nasconderlo. Lo lavoro subito, tiro su il punto così, anzi lo tiro su così, e poi me lo vado a lavorare a rovescio. E questo lo lavoro, altrimenti viene il buco lo vado a lavorare al rovescio così a ritorto, diciamo. E poi vado a fare l'ultimo punto del bordo. Quando giro il lavoro dovrò gestire l'aumento che ho fatto qui. Allora andrò a fare il primo punto del bordo. Ecco, qui per non sbagliarsi e bisogna fare questo ragionamento. Allora, se noi impariamo a guardare i punti, notiamo che al di là dell'aumento che abbiamo fatto, la nostra lavorazione normale parte con un punto rovescio che sarà quello da passare e poi il dritto invece da lavorare col filo davanti. Quindi, dal momento che da qui dovrà partire comunque una costa, dobbiamo alternare. Perciò, se questo è un dritto, questo è un rovescio, questo dovrà essere un dritto. Ora vediamo anche come gestire gli aumenti nel primo ferro di ritorno e nei gettati che abbiamo fatto precedentemente quindi come andare a gestire i 5 gettati fatti all'interno dello stesso punto qui abbiamo i nostri 5 gettati fatti precedentemente li gestiamo singolarmente come nuovi punti cioè abbiamo appena fatto un dritto quindi dovremo fare il rovescio portiamo il filo davanti e passiamo il primo gettato come fosse un rovescio poi lavoriamo il secondo gettato come fosse un dritto sempre col filo davanti riportiamo il filo davanti passiamo il terzo gettato come fosse un rovescio filo davanti lavoriamo il dritto Eccoci. Ora abbiamo l'ultimo gettato che lavoriamo a rovescio e poi proseguiamo la nostra lavorazione tradizionalmente. Fate anche attenzione perché i gettati si vanno a, ad accavallare, quindi eseguiteli proprio in fila uno per volta, altrimenti si eh, creano delle, dei segni antiestetici nella lavorazione. Quindi il primo e questo lo passiamo a rovescio, lavoriamo il secondo gettato a dritto, passiamo a rovescio il terzo, lavoriamo a dritto il quarto, passiamo a rovescio il quinto. Abbiamo finito di gestire l'aumento, continuiamo con la nostra lavorazione. Dovremo procedere così ogni qualvolta Dovremo inserire un aumento e fare il ferro di ritorno. Iniziamo ora la lavorazione del cardigan partendo dallo sprune. Per farvi vedere questo passaggio, ho preferito montare i punti sui ferri e dritti, ma io in realtà utilizzerò i ferri circolari. E ho montato i, i 47 punti che sono quelli eh, della taglia campione. A questo punto dovrò lavorare un ferro a, a dritto.

Il primo punto lo teniamo come vivagno, diciamo come bordo e lo lavoriamo a dritto. In tutti i ferri. Il primo punto l'ho sempre lavorato dritto, il primo e l'ultimo, poi iniziamo la nostra lavorazione a, a costa inglese. Il primo punto però lo andiamo a lavorare. A costa normale cioè eh, faremo, dovremo fare un dritto ma non con il filo davanti quindi lavorerò un dritto normale e poi dal secondo punto invece inizierò con la, la costa inglese eh, normale quindi passiamo il rovescio e col filo davanti lavoriamo dritto passiamo il rovescio e lavoriamo il dritto Ecco, arrivati in fondo anche il penultimo punto lo lavoro e a costa normale. Dovrà essere un dritto, perciò lavoro il dritto normalmente. Farò così per tutta la lavorazione del cardigan perché viene più semplice. Poi con gli aumenti del davanti, quindi il primo e l'ultimo punto li lavorate a costa normale e poi abbiamo l'ultimo punto anche in fondo che lavoreremo. <coughs> sempre dritto per fare il, il nostro bordo procediamo così ora per quattro ferri quindi giriamo e se nel secondo ferro lavoriamo sempre a costa inglese quindi il primo punto è il nostro bordo lo lavoriamo a dritto il secondo punto che dobbiamo lavorare a rovescio lo lavoriamo non a costa inglese, ma lo lavoriamo normale, quindi un rovescio normale, lavorato, non passato. E poi da qui iniziamo la costa inglese col filo davanti e un dritto. Quindi lavoriamo il dritto col filo davanti. Questo lo passiamo perché adesso siamo in costa inglese e poi lavoriamo il dritto col filo davanti. Da questo giro vi trovate il famoso gettato. Che si crea lavorando il dritto col filo davanti quindi questo è il rovescio qui troviamo il, il dritto e il gettato li lavoriamo entrambi insieme come abbiamo visto in precedenza e lavoriamo così a costa fino al quinto ferro cioè quindi per quattro ferri ecco lavorato il primo ferro a dritto e altri quattro ferri a costa inglese la costa inizia eh, pian pianino a vedersi ora dovrò segnare dove andrò a fare gli aumenti con il raglan e, e, gli aumenti raglan e lo segnerò con dei marker vi consiglio di segnarli almeno all'inizio perché e, ci vorranno due o tre ferri di aumenti prima, di, e, prima che l'aumento del raglan si veda bene in modo chiaro quindi All'inizio è, è sempre consigliabile segnarlo. Allora, come, come facciamo a segnare i, i punti dove fare gli aumenti? Dovremmo andare a segnare proprio la costa, la costa del punto a dritto, dove eh, dalla quale usciranno appunto gli aumenti. Perché abbiamo visto che gli aumenti escono tutti da una costa a dritto. Quindi la costa a dritto poi si andrà a sdoppiare per creare il primo aumento. Contiamo proprio i punti e inseriamo i marker. Allora, il primo punto è quello del, eh, del bordo e quindi lo lasciamo a parte. Poi abbiamo due punti che sono eh, delle, del davanti che poi andremo a aumentare per creare il, eh, il davanti sinistro. Qui, su questa costa, a dritto, andiamo a mettere il punto. Lo vado proprio a il marker, lo vado proprio a inserire. In un punto del, della mia costa dritto da questo punto usciranno gli aumenti delle, del raglan poi vado a contare i punti delle spalle che sono 7 un rovescio un dritto un rovescio un dritto e siamo a 4 un rovescio un dritto e un rovescio questo è il punto dove inserire il marker del secondo aumento. Lo stesso andremo a fare dall'altra parte, quindi lasceremo il punto di bordo i punti del davanti. Questo sarà la costa dritta nella quale usciranno i miei aumenti raglan. E andiamo anche qui a conteggiare i punti delle spalle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, questo sarà l'altro punto dal quale usciranno gli aumenti. I punti centrali sono quelli che eh, lavoreremo per il retro del, del cardigan. Da ora in avanti andremo subito a fare gli aumenti nel punto a dritto che abbiamo segnato essere come il nostro eh, punto dell'inizio degli aumenti Raglan. Quindi qui noi andremo a fare gli aumenti, il primo aumento, uno qui, uno qui, uno qua e uno qua, in corrispondenza del marker. Ora il marker poi lo potete eh, spostare nei ferri successivi, ma anche lasciandolo qua insomma è molto semplice identificare poi quale, mh, quale sarà. La, la costa a dritto sulla quale dovrete fare poi i, gli aumenti successivi. Ora si vede poco perché abbiamo lavorato solo quattro ferri, ma più lavoreremo più le coste si vedranno e sono coste ben identificate e dritte, quindi insomma è facile riconoscerle. Lavoriamo così tutto lo sprone fino alla lunghezza necessaria. Per arrivare al, ehm, a praticamente lo scalfo delle maniche, una volta lavorato lo sprone con i raglan, dovremo lavorare in questa taglia 12 ferri a costa senza più fare aumenti sul raglan continuando ad aumentare solo i punti eh, sul davanti, a destra e a sinistra, sul pattern è indicato molto, eh, molto chiaramente. E andremo così a dare quello spazio che eh, ci servirà per arrivare a concludere lo scalfo della manica e poi vedremo come chiudere lo sprone e suddividere i punti del busto da quelli delle spalle, che diventeranno poi le maniche, e dai punti dei due davanti. Quando contate i punti fate attenzione a non confondervi con il gettato che viene creato dal lavorare il dritto con il filo sul davanti. Allora in questo caso voi vedete tre punti sul ferro, ma questo è il rovescio e ve ne accorgete perché guardando la lavorazione, ora si vede poco ma e andando avanti lo vedrete ancora di più, guardando la lavorazione questa è la costa rovescia e questa vedete che c'è il punto a dritto la V del punto questa è la costa dritto quindi questo è, va contato ed è un punto a rovescio questi vanno contati come un punto quindi il gettato non va contato come un punto in più altrimenti è ovvio che andrete a contare dei punti che, che non, è, non sono necessari quindi il dritto e il suo gettato vanno contati come un punto solo attenzione quando mettete i marker a controllare bene di non contare doppio il punto dritto ecco lo sprone ultimato ho lavorato i 54 ferri facendo gli aumenti sul raglan davanti e sul retro e contemporaneamente da un certo punto aumentando anche sui due davanti da adesso in, in poi dovrò lavorare il busto e tenere separate le due maniche, quindi eh, bisognerà montare i punti di entrambe le maniche su un cavetto o eh, fili ausiliari e lavorare procedere solo con il busto. A questo punto, ormai il davanti ha. Ha raggiunto gli stessi punti sul retro, dovremo infatti, fare un solo unico aumento per parte, quindi un punto in più sul lato destro, sul lato sinistro, dopo quattro ferri da questo punto. Quindi aggiungeremo un punto e arriveremo ad averne. E 62 davanti e contro i 63 del dietro, questo punto di differenza non ci preoccupa perché poi davanti dovremo riprendere tutti i punti intorno e andare a fare il bordo che ehm, porterà le asole e porterà i, i bottoni. Quindi il punto di differenza viene compensato comunque dal, dal bordo. Perciò non, ne, non ci preoccupiamo di questo punto eh, di differenza in più sul retro. Vediamo ora come eh, proseguire con il busto, raccogliere tutti i punti e isolare i punti delle eh, maniche. Dunque, partiamo lavorando il, eh, il nostro davanti. Per arrivare fino al eh, fino al punto. Dove abbiamo fatto finora gli aumenti Raglan e dove dovremo andare a inserire appunto i, i punti nuovi, che saranno i punti che staranno sotto le maniche, quindi corrispondenza del, del cavo ascellare e che colmeranno appunto quelle, quel gap, quella differenza di punti. E che vedrete montando il, man, il lo sprone provando lo sprone e che vedrete insomma noterete mancherà appunto sotto, eh, sotto le braccia questa è l'operazione che si fa sempre quando eh, si va a, a lavorare un, un capo top down Ho lavorato la parte davanti e sono arrivata fino al mio marker, quello che determinava la, eh, gli aumenti a Raglan. Allora, il punto sul marker lo teniamo sul davanti del, del lavoro quindi lo lavoreremo con il busto. Perciò ora ce lo troviamo a, eh, a rovescio quindi lo eh, passiamo senza lavorarlo. Ecco, da questo punto in avanti. Eh, noi abbiamo l'inizio dei punti delle, eh, delle maniche che passeremo su un eh, filo ausiliario o su un cavetto ausiliario. Quindi fissiamo bene i punti sul davanti in modo che non scappino. Io lo metterò su un cavetto quindi ho montato un, una punta di un diametro eh, più piccolo per passarle in modo più agevole e passo proprio tutti i punti. E sul cavetto nuovo. passato tutti i punti sul cavetto nuovo, il punto del marker sul retro e lo tengo sul ferro che poi sarà del retro e vado a chiudere il mio cavetto in modo da non perdere i punti appena caricati. Ecco, ora mi ritrovo con i punti del davanti, i punti delle maniche inseriti all'interno di un cavetto o di un filo ausiliario e l'inizio dei punti del retro. Qui dovrò aggiungere il corrispondente di una decina di centimetri di punti. Nel mio caso eh, 10 centimetri sono 12 punti la mia tensione ne andrò ad aggiungere 11 per far sì di poi di far tornare eh, il, il lavoro delle, della costa dall'altra parte li vado proprio ad aggiungere a nuovo quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 e 11. Li contiamo per sicurezza. 3, 6, 9, 10 e 11. Perfetto. Ora continuo lavorando i punti del retro, sempre a costa inglese e sempre senza aumenti. Quindi riprendo proprio da... Ehm, da dove iniziano qui? Inizia con un e rovescio, quindi inizio proprio con il rovescio. Ok, e poi riparto, faccio il dritto e riparto con la mia costa inglese. Lavoro così tutto il retro fino al prossimo e eh, prossimo marker. Quindi fino al punto dove ho fatto gli aumenti del raglan per, nello sprone. Ecco arrivati all'altro all marker. Il punto del marker lo utilizziamo per il retro, quindi lo passiamo nei punti del retro del maglione e passiamo ora. Tutti i punti invece della manica fino al prossimo marker su un cavetto ausiliario come abbiamo fatto prima quindi con un ferro di una misura un po' più piccola passiamo tutti i punti ho passato tutti i punti della seconda manica su un cavetto ausiliario li lascio fermi lì e ora vado a riprendere la mia lavorazione partendo da dove avevo eh, avevo lasciato, quindi dai punti del retro della schiena e andrò ad aggiungere anche qui 11 punti che faranno eh, praticamente la parte del cavo eh, ascellare. ho Montato gli 11 punti che faranno parte del, eh, del cavo ascellare e proseguo la mia lavorazione con il davanti sinistro. Sempre a costa inglese senza aumenti. Alla fine di questo giro mi troverò in questa situazione: avrò i punti di entrambe le maniche montati su dei cavetti ausiliari che lascerò lì fino a fine lavorazione del busto e avrò il busto in un unico cavo unito pronto per essere lavorato fino in fondo. Il cardigan è quasi ultimato, ho lavorato il busto sempre a costa inglese per una lunghezza di circa 36 cm, che ho misurato dal centro del collo di dietro, quindi da qui a qui sono 36 cm per la taglia che sto lavorando. Poi ho eh, ultimato il busto con un bordo a coste 1 a 1. Alto 8 centimetri dove ho utilizzato eh, le punte eh, più piccole. Quindi qui ho usato un ferro del 6 e mezzo, qui ho usato delle punte del 5 e mezzo, quindi un, eh, un numero proprio in meno in modo che questo bordo eh, chiuda le maglie e dia appunto questo effetto un po' a, a bomberino. Poi ho lavorato la prima manica, ora vediamo come eh, raccogliere i punti dalle, dalle, dalle maniche. Allora, ho eh, ripreso i punti che avevo inserito temporaneamente su un cavo ausiliario. E ho raccolto i punti che avevo aggiunto eh, per il busto sotto il cavo ascellare e poi ho lavorato a costa fino in fondo e fatto il medesimo polsino eh, che ho fatto anche nel fondo del busto. Per raccogliere i punti nelle maniche, come ho fatto: allora ho lavorato eh, appunto i punti che ho comunque sul cavetto, poi ho raccolto i punti. Che ho inserito a nuovo sotto il cavo ascellare e, e sono andata a raccogliere anche due punti in più sul dritto della costa che esce dal raglan allora questo è il raglan qui esce la costa dritto dal raglan ho raccolto anche un punto in corrispondenza ovviamente del, del ferro dei punti che avevo montato a nuovo ho raccolto anche un punto qui sul raglan delle, eh, della manica in quella realizzata si vede, mh, si vede meglio ecco se voi guardate qui il raglan della manica qui esce la costa eh, a dritto qua ho raccolto un punto che va a, a, um, ad aumentare quelli delle, della manica e lo stesso ho fatto sulle, eh, sul retro in questo modo eh, viene una linea eh, viene una bella linea pulita e eh, nell'incrocio tra busto e, e manica poi ho lavorato la manica a costa inglese con i ferri circolari per 14 eh, 14 ferri per 14 giri finché poi non sono andata ad effettuare una diminuzione qui sotto al centro del, eh, del cavo ascellare quindi ho lasciato una costa centrale a dritto pulita e in, nelle eh, laterali ho fatto questa diminuzione. Quando si fa questa diminuzione, bisogna tirare bene il filo per evitare che rimangano buchi. Perché è una diminuzione, eh, diciamo, molto molto ampia. Perché noi qui andiamo a chiudere una costa a dritto, una costa rovescio e una costa dritto tutti insieme. È una diminuzione tripla quindi bisogna. Fare attenzione nella lavorazione per eh, non eh, tirare troppo, eh, troppi punti, non distorcere troppi punti. Al che poi ho continuato a lavorare a costa in, eh, in circolare fino ad arrivare appunto al, eh, al polsino tutta la manica misurandola dall'inizio del raglan fino all'inizio del polsino deve misurare circa 33 cm in questa taglia e ovviamente se volete delle maniche più corte o più lunghe lavorerete più o meno eh, ferri a, a costa inglese poi ho ultimato con un polsino a costa 1 a 1 e lavorando i medesimi punti quindi non ho fatto cali e li ho lavorati sempre con il ferro del 5 e mezzo come ho fatto per il bordo in in fondo in modo da creare appunto questa questa forma eh, molto pulita e molto lineare entrambi i polsini sia quello delle maniche che quello del fondo li ho finiti poi con quattro giri di tubolare e chiusi con e eh, ho fatto la chiusura con l'ago e mh, è venuto un, un polso bello morbido e eh, elastico perché eh, ricordiamoci che sono maniche a tre quarti quindi il polso eh, si fermerà eh, sotto il mh, sotto il gomito, quindi non arriverà proprio al, al polso eh, come nella manica tradizionale e perciò insomma il, il polsino deve essere a maggior ragione eh, morbido. A questo punto quindi eh, ultimerò con la seconda manica e poi vedremo insieme come raccogliere tutti i punti dal eh, bordo laterale e sul collo per fare l'ultima finitura e finire appunto il nostro cardigan. Ecco finalmente il cardigan è finito, ci tenevo a eh, farvi vedere come raccogliere i punti nel bordo, bordo che ho poi deciso di fare in costa 1 a 1 ehm, per eh, riprendere il eh, rovescino in fondo e il, i polsini delle maniche. Per fare questo bordo ho semplicemente raccolto i punti lateralmente su tutto il eh, perimetro del, eh, del cardigan e gli, li ho raccolti da quel punto che avevamo lasciato all'inizio e alla fine della lavorazione. Ovviamente dovrete calcolare bene la quantità di punti da raccogliere in base alla tensione della vostra mano, qui è decisamente fondamentale più che con, con i rovicini, perché rischiamo altrimenti di fare un bordo o troppo tirato o troppo morbido quindi è molto importante capire bene quanti punti raccogliere e semplicemente li andiamo a calcolare misurando tutta la circonferenza e, e, con, e utilizzando la, la tensione orizzontale che riusciamo a calcolare e vincere dal nostro eh, dal nostro campione o anche dai rovescini che abbiamo che abbiamo già lavorato io ho raccolto se non erro 310 312 punti comunque sul pattern eh, è scritto poi ho semplicemente lavorato e eh, a costa 1 a 1 quindi un dritto rovescio un dritto rovescio non a costa inglese a costa normale eh, e sul lato destro del, eh, del cardigan ho inserito appunto le, le asole allora il bordo è fatto di ehm, 8 giri di eh, 8 ferri, quindi quando sono arrivata a metà della lavorazione, perciò dopo il terzo ferro, ho lasciato eh, queste, questi, queste fessure per creare le asole e come ho fatto? Ho semplicemente eh, nel terzo ferro chiuso tre punti in corrispondenza delle, del punto dove avevo segnato di inserire le asole. E nel ferro successivo, una volta arrivata all'asola, ho aggiunto a nuovo i tre punti che avevo chiuso sotto, quindi si va a formare appunto questa asolina. Io ho inserito quattro asole con quattro bottoni, ma voi potrete ovviamente inserirne meno, inserirne di più o addirittura non inserire, quindi lasciare il cardigan, il cardigan è aperto. Il cardigan è veramente terminato, ora sarà da mettere, da mettere in forma. Vi ricordo che una volta che avete eh, finito i vostri capi, è sempre consigliabile svaporarli. Con attenzione, perché in questo caso si tratta di, eh, di pura lana, o, ehm, o bagnarli per far sì che i punti eh, poi si sistemino e ehm, e vadano anche a togliere tutte quelle piccole imperfezioni che possono eh, derivare dalla tensione delle, del nostro lavoro. Spero che vi siate divertite, sono curiosa di vedere i vostri lavori finiti. Al prossimo tutorial!